Il tuo commercialista ha supervisore 360? Permettigli di usare il tuo pannello di fatturazione elettronica per recuperare le fatture da portare in contabilità o per creare le fatture al tuo posto. Ti basterà inviargli una richiesta di delega o accettarne una inviata dal tuo commercialista. Adesso ti faccio vedere come fare. Se è il tuo commercialista a inviarti una richiesta di delega dal suo pannello supervisore 360, accedi a fatturazioneelettronica.aruba.it col tuo username e password. In home page vedrai la richiesta di delega. Scegli Visualizza per rispondere. Verifica i dati dell'account supervisore 360 che chiede di usare il tuo pannello e i permessi che vorrebbe avere. Potrai confermarli lasciando invariate le voci già abilitate o cambiarli disabilitando e abilitando quelle che desideri. Ora accetta le clausole contrattuali e scegli Accetta per concedere la delega. Se non sei sicuro, vai su Non ora per posticipare la scelta. Oppure Rifiuta, chiaramente se la vuoi rifiutare. Se hai posticipato la scelta, vai sulle impostazioni del pannello. Nel menu Deleghe vedrai la richiesta in stato da accettare. Ricorda che l'opzione di delega deve essere attiva. Solo così la tua partita IVA sarà visibile per le ricerche del supervisore 360. Se disabiliti l'opzione, non potrai più ricevere inviti a collegarti da parte del tuo commercialista o inviarne tu stesso. Premi Visualizza e accetta o rifiuta la delega. Anche in questo caso puoi cambiare i permessi che ha richiesto il commercialista. Inoltre, nel menu Deleghe visualizzi l'elenco dei supervisori 360 che hai già delegato a usare il tuo pannello. Se vuoi revocarle, vai su Disconnetti. Per cambiare i permessi del commercialista, scegli Modifica. Se invece vuoi chiedere tu a un commercialista che ha supervisore 360 di usare in delega il tuo pannello, vai su Connetti. Nella finestra che si apre inserisci lo username dell'account supervisore 360 e scegli i permessi che vuoi concedergli. Quello di lettura è il permesso minimo che puoi concedere. Se non l'abiliti, non potrai dargliene altri. Permetterà al supervisore 360 di visualizzare i documenti presenti all'interno del pannello del cliente. Non potrà però fare nessuna operazione di creazione, import o modifica dati, ad esempio fatture anagrafiche, o di invio fatture che saranno disabilitate. Creazione e modifica. Potrà creare le fatture ma non inviarle, gestire e modificare le anagrafiche, le bozze, ma le operazioni su fatture inviate e ricevute saranno limitate. Invio fatture. Se concedi questo permesso, il supervisore 360 potrà creare e inviare fatture per tuo conto. Gestione e configurazioni. Con questo permesso, il supervisore 360 potrà gestire i dati del cedente, prestatore, del responsabile della conservazione o impostare il regime fiscale e configurare i sezionali. Se hai attivi incassi e pagamenti, documenti e ordini elettronici, puoi far gestire in delega anche i moduli. Potrai concedere permessi di lettura e creazione, modifica, per ciascuno di essi. Ora accetta la clausola contrattuale e invita il supervisore. A questo punto, l'account supervisore 360 può scegliere se accettare o rifiutare la richiesta. Finché non risponde, la richiesta risulterà in attesa. Se il commercialista non ha supervisore 360, invitalo ad attivarlo con invita. Gli invieremo una comunicazione all'email che hai indicato, con le informazioni su supervisore 360 e il link per registrare gratuitamente il proprio account.